Abbiamo fatto un couscous pieno di verdurine di stagione e abbiamo anche utilizzato una vinaigrette, vedrete all'interno del video come prepararla, è facilissima, con menta e limone, ha un profumo veramente meraviglioso ed è molto molto fresca, si sposa benissimo con queste verdure. Io vi faccio subito vedere come si prepara. Iniziamo quindi a tagliare le verdure. Noi abbiamo utilizzato delle verdure abbastanza primaverili, a parte forse i funghi, però abbiamo messo le zucchine, le prime zucchine che si trovano, gli asparagi. Potete poi utilizzare la verdura che vi piace di più e che trovate in questo momento di stagione. Mettiamo nella padella e rendiamo a fettine anche gli asparagi e le zucchine. Le puntine degli asparagi non tagliatele a fettine ma lasciatele intere. Non ci rimane quindi che affettare anche le zucchine e queste le facciamo a cubettini piccoli piccoli. Ok, finiamo e mettiamo tutto quanto in padella e aggiungiamo un bel giro d'olio e un pizzico di sale. Ok, mettiamo sul fuoco medio-basso, non troppo alto. E facciamo andare finché le verdure non si saranno ammorbidite bene. Per condire il nostro couscous adesso facciamo una vinaigrette e utilizziamo questa menta fresca. Adesso ci tritiamo la menta e la facciamo a pezzettini piccoli piccoli. Questo lo fate subito dopo aver messo le verdure sul fuoco perché in questo modo dopo nella nostra salsina ci saranno tutti quanti gli aromi e i profumi che si saranno sprigionati. Adesso mettiamo la menta nel succo di mezzo limone, aggiungiamo anche l'olio e aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ok, diamo una bella mescolata. Adesso possiamo idratare il nostro couscous, ne utilizziamo questo integrale, guardate che bello, potete utilizzare il couscous che più vi piace e ci mettiamo l'acqua, le dosi dell'acqua sono precise, le trovate nella lista degli ingredienti all'inizio del video. Io aggiungo anche un goccino di olio, do una mescolata veloce e ci metto sopra un piatto. Ok, adesso aspettiamo un 5 minuti circa e il nostro couscous sarà pronto. Tagliamo a piccoli pezzetti il nostro peperone, noi utilizziamo questo secco. Potete utilizzare anche i pomodori secchi se non trovate il peperone. E lo facciamo proprio a pezzettini piccoli piccoli. Io sto utilizzando le forbici, va benissimo anche tagliarlo al coltello. Le nostre verdure hanno cotto circa 15-20 minuti e adesso possiamo metterle in una bella ciotola. E possiamo aggiungere il resto degli ingredienti, quindi ci mettiamo i nostri fagioli già cotti e scolati, il peperone che abbiamo fatto a fettine piccoline piccoline e possiamo metterci il couscous che come vedete è pronto e si è idratato benissimo. Se avete tempo potete anche far intiepidire sia il couscous che le verdure, però non è fondamentale. Completiamo con la nostra salsina alla menta, ce la versiamo sopra e diamo una bella mescolata. Guardate che bei colori, questo è proprio pieno di salute, sono tutte quante verdure di stagione, fa bene, è buono e poi anche bello da vedere. Sarebbe già bellissimo così, però possiamo guarnire con qualche fiorellina edibile che dà veramente tantissimo colore e un tocco chic, molto primaverile. Guardate che stupendo che è. Come vedete il nostro couscous è pronto, guardate che bello, ha dei colori veramente meravigliosi, viene proprio voglia di mangiarlo e ha anche un profumo che è la fine del mondo. Potete mettere al posto della menta volendo anche altre erbe aromatiche fresche, quelle che trovate in questo periodo, va bene ad esempio il basilico ma anche mescolarle tra loro, salvia, rosmarino, insomma le erbe che di più utilizzate in cucina potete utilizzarle per questa vinaigrette, viene benissimo più o meno con tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima ricetta, ciao!